Alexandra Bulpit, australiana, è da anni in Sicilia per il suo lavoro di consulente turistica per l'incoming dei turisti australiani nelle zone del vino. Alexandra, com'è il tuo lavoro? Com'è andato in questi anni? Ma in questi ultimi 2 anni direi che è stato abbastanza non esistente. Adesso speriamo con questo nuovo anno e l'annullamento di un po' di restrizione che gli australiani possano tornare sul territorio siciliano. Ci sono già dei gruppi programmati per i prossimi mesi? Sì, sto già lavorando su alcune richieste che sono già arrivati addirittura a settembre anno scorso, quindi gli australiani sono ansiosi di tornare. Ecco, cosa vogliono vedere in particolare gli australiani? Ma dipende molte volte delle volte che sono state in Sicilia, perché le prime tappe credo che sono sempre un po' Taormina, un po' Palermo per chi visita l'isola per la prima volta. Però c'è un grande interesse anche riguardo ovviamente al territorio di vino, soprattutto Etna in questo momento, che è molto popolare, è diventato una meta per appassionati di vini, e sicuramente anche per quanto riguarda il cibo c'è una grande curiosità anche per sapere non solo del street food, che forse è quello più conosciuto, però anche gli altri aspetti della cucina siciliana. Quindi anche in Australia i vini siciliani si stanno affermando, quelli dell'Etna? Sì, c'è tanto interesse verso l'Etna. Sì, e le altre zone invece, quali sono le zone che vogliono visitare per quanto riguarda il vino? Ma sicuramente Trapani, la zona di Trapani, Masala, sono quelli più conosciuti storicamente per via della Masala, e quindi direi che anche questa zona porta, ci sono tanti interessi verso Masala. Ecco, queste zone come le hai conosciute? Quanto lavoro ci è voluto? Un bell'anno di viaggio che ho fatto innanzitutto, prima di neanche propormi, diciamo, australiani, perché credo che uno ha bisogno di vedere il territorio, perché questo è il senso di Vivemos Sicily. Ho fatto ben 40.000 chilometri in 2 anni, girando per lungo e largo della Sicilia per cercare di vedere proprio tutto gli aspetti che questa regione offre. Quali sono le cose che ti hanno colpito di più? Ma sicuramente la storia, però forse quello non è scontato, però magari è quello più conosciuto. Gli aspetti di arte, sia di arte contemporanea, sia di oggetti che sono stati trovati anche negli anni storici dei greci, dei fenici. Quindi l'archeologia, i monumenti. Esatto. Io sono particolarmente, però questa è forse una curiosità personale anche del linguaggio, cioè la lingua siciliana che cambia tantissimo da zona a zona. Questa è una curiosità personale però. Ecco, gli australiani, questi gruppi, quando, dopo che hanno finito il giro della Sicilia, sono soddisfatti? Cosa dicono? Sì, rimangono tutti incantati e sicuramente quando uno fa visita in questa regione rimane colpito, come anche da secoli succede con i visitatori, e magari voglioso di esplorarlo e approfondire la conoscenza della Sicilia. In particolare dell'Etna c'è qualcosa che li colpisce? C'è il territorio come viene vissuto? Ma è molto divertente, perché le persone non si rendono conto che c'è la neve anche in Sicilia, ma non solo su Etna, anche in altre regioni, anche in questo momento su Inebro dice sicuramente la neve. Ho mandato una foto recentemente ai miei amiche australiane, e dicevano che non sapevano che nevicava in Sicilia, quindi questo è un aspetto molto interessante. Cioè, immaginano la Sicilia che hanno visto nei film, insomma, delle zone aride. Sì, esatto, magari solo spiagge, e non che è una regione che può essere visitato in tutto l'anno per vari aspetti che offre.
Naturalmente i viaggi, diciamo, l'accoglienza in Sicilia è possibile, la fai per tutto l'anno, appunto, come dicevi. Sì, e magari in zone di mare potrebbe essere un pochettino più difficile, però qua oggi siamo a Riposto, che comunque è molto vicino al mare e come si può vedere alle mie spalle c'è tanto movimento e sicuramente ci sono tantissimi posti che vivono tutto l'anno, quindi non è assolutamente che deve essere stagionale. Qualche critica, qualcosa che invece trovi che bisognerebbe migliorare in Sicilia o che ti dicono i turisti australiani? Sicuramente ci sono degli aspetti critici. Ma credo che questo è un argomento che anche i siciliani stessi sono molto consapevoli, sicuramente i problemi della spazzatura in certe zone, non so, mi viene in mente anche andando in certe zone di Agrigento che c'è un patrimonio storico che è veramente importante a livello mondiale e purtroppo è circondato di tante zone molto con tanti rifiuti che non sono stati raccolti, però questo è un problema che anche i siciliani sono molto consapevoli Ma dell'esistenza. questo condiziona la visita dei turisti, No, diciamo, no, influisce sul giudizio, sul no, loro giudizio? però sicuramente no, però non lascio un buon segno.